Ed eccoci qua ragazzi, come sempre bentornati da Venata, questo è il settimo episodio di No Trail of Tears, con quindi i Cherokee in Europa Universalis 4, stiamo cercando di arrivare all'obiettivo di prendere tutte le 13 colonie e poi di occidentalizzare. Nello scorso episodio ci siamo accorti che finalmente l'Inghilterra ha cominciato a prendere delle colonie qui, si sta spostando in maniera un po' minacciosa da questa parte, io spero che non le venga in mente di prendere territorio sulle 13 colonie prima di noi. Ed è questa in verità la 13ª colonia che noi non vogliamo tocchino, quindi probabilmente devo fare una corsa adesso per prendere l'idea ultima qui per avere un colonizzatore in più, e vabbè, speriamo bene, altrimenti si metterà un po' male questa campagna, da che essere tutta in discesa potrebbe diventare quasi impossibile. Le mie 10 navi qui sono pronte. Ok, abbiamo trovato il tabacco. Andiamo avanti pure tranquillamente. Turn Unami into a city. Vediamo un po'. Forse a livello di costruzioni c'ho qualcosa che posso costruire. Tax income, sì. Andiamo avanti. Forse dovevo mettere a fare il core. No, lo sto già facendo. Ci sapic. Ok. Andiamo pure avanti, tranquillamente. Dobbiamo stare attenti a sti inglesi. Hanno il 33%, noi il 15%, sta andando pure veloci. Ok, il core è entrato. Vabbè, prendiamo questa, tanto prima o poi succederà. Vediamo un po' se possiamo alzare la manutenzione. No, è già altissima. Questa è, dobbiamo solo attendere. Ok, abbiamo le pellicce nel Delaware. Vediamo un po' se possiamo fare altre costruzioni di tipo economico. Local production. Allora, tax income è la prima e la dobbiamo fare qui a Chesapeake. Poi c'è quest'altra che alza le tasse e la possiamo fare qua. E poi c'è Local Production e Good Produced che aiutano il trading. Ok, andiamo avanti. A posto. Sembra non soccare 10 punti amministrativi da perdere. Controlliamo che gli inglesi non facciano scherzi. Hanno quasi finito lì. Adesso si rende interessante la corsa contro l'Inghilterra, praticamente. Le nostre navi. Possiamo fare altre 7. Ok, leviamo sto template. Creiamo un template da 7. Eccolo qua, pronto. Forza. Manca ancora una quarantina di punti e possiamo prendere finalmente un colonizzatore in più, quindi velocizzare un po' questa cosa. Punti, quando ne sto guadagnando al mese 7, non è male. Ok, 26 punti, no 16 in verità. Un po' di gente in più, quindi Delaware sta per finire. Dai, forza, forza, forza.
2 punti, 2 punti. Ecco, quindi adesso possiamo finalmente colonizzare 3 per volta. E colonizzerei tranquillamente qui adiacente, perché le colonie, se sono adiacenti, si fa prima. Ok, a livello economico me lo posso mantenere. Ok, preciso, perfetto. Metto 4 da parte. Se ho creato le navi, magari le metto a proteggere il trading, è meglio. Allora, quanto manca ancora per sto maledetta integrazione? Ah, avevo paura che si fossero spostati lì per un attimo. Allora, quanto manca? Pochissimo, 10 settembre, 9 mesi. Possiamo annettere anche loro. Allora, loro costano 10 e loro costano 40, quindi dobbiamo aspettare prima loro. Wow, 40. Cioè, la loro provincia quanto vale? Ecco, Gran Bretagna continua, eh? Speriamo bene. Tra un po' gli nascerà pure una nazione coloniale, perché sta 1, 2, 3, 4, 5 e poi si sposterà di zona. Speriamo bene. Altrimenti si mette male sta campagna. Noi dobbiamo arrivare qui. A quanto stiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ne possiamo fare 3 per volta, ci dobbiamo proprio spicciare. Se ci uscisse una di quelle cavolo di missioni per avere più velocemente il fervore diplomatico, qua il fervore... Questa non so perché non va avanti velocemente, solo 19%, vabbè. Qui 47.5%. Ok, un'altra è andata. Tempo un mese. A posto. Ne faccio il core. Andiamo avanti a Manhattan. Qual è che è entrata? Questa, andiamo a Manhattan. Ci sono due uomini a Manhattan. Attenzione, ok, a posto. Quindi siamo a 9 province dall'Inghilterra. Cioè data la fine delle 13 colonie. Adesso mi sa che posso integrare questi signori qua, sì, 40 punti, vediamo quanti me ne dà al mese, 5 addirittura, quindi arrivati a 30, quindi fra 6 mesi metto ad integrare pure loro, ok? E attenzione, ci siamo, eh? Allora, l'inflazione ce l'abbiamo? Sì. Quindi, perdiamo uno di inflazione. Così la portiamo quasi a zero. Ritiriamo su questo. A posto. Venti. Venticinque. E 30. Ok, fermi. Questa vale 10, a posto. Quindi in 2 mesi abbiamo tirato dentro altre 2 province. Non è male. A posto. Ok, ci abbassa la diplomatica reputation come sempre, ma non ci interessa. Ok, se ne sono andate le nostre. Questo ci ha fatto guadagnare 10 uomini qua e 2 dall'altra parte. Andiamoli pure qui. Non c'è arrest. Perfetto.
a livello di costruzioni, vediamo un po'. Best Axe, quindi qua. Qui non serve. Dov'è quest'altra? No, Tax Modifier, quindi ci manca ancora questa. Production Efficiency, manca ancora questa. A posto, siamo a posto così. Questi li potrei dividere così. E metà per parte. Benissimo. Cioè, per un bene prestigio oppure parlare con Wichita? Non ho mai fatto, vediamo che succede. Mai visto sto evento. Ah, bello, 25 punti di missione, 25 punti diplomatici e più 3 di efficiency, grande. Ah, questi sarebbero vassallizzabili. Abbiamo sempre una relazione, per qualche motivo abbiamo un malus con le relazioni. Dice tipo Chokuchi ad Alcuba, quella è positiva però. Non lo so perché. Devo informare. Forse è dovuta alla Diplomatic Reputation? Non lo so. O è proprio un modificatore quando si hanno troppe colonie, cioè troppi territori quando si è indiani? Non ho idea. Queste sono tutte non alleate tra loro, queste sì. Ultima idea, che cos'è? Ultima idea di tipo Naval Force Limit Modifier, buono. Ok. Possiamo fare altre due navi. Sto fare una caterva. Boom, boom. Avanti popolo. L'Inghilterra che sta a fa? Ecco, vedete, gli è nata la colonia e fortunatamente per noi stanno mettendo il focus da un'altra parte. Meglio così. Ma vediamo se con questi riusciamo a tenerceli buoni. Miglioriamo le relazioni con loro. Unami, che è la nostra missione, sta a 707 finalmente. E questa? Prestigio soldi, vediamo soldi, va. Wichita, Wichita. Wichita. Vabbè, famo la sta alleanza che ci frega a noi. Qualcuno ci invita in una federazione. Caddo. L'Inghilterra si sta a spostare, eh? Attenzione ragazzi. Cavolo. Quindi già ha preso pure quell'altra. Mazza, sono proprio velocissimi. Noi dov'è che dobbiamo arrivare? Ecco, dobbiamo arrivare qui su. Però non è che questi ci fanno lo scherzetto, no? Vengono da qui? Non me lo fa. Penso che loro prendano prima le coste, in verità. Dobbiamo arrivare qui. Aia. Speriamo bene. E fa sta corsa contro di loro. 1, 2, 3. 8 e 9, 9 ne mancano. La potremo fare. Spero che poi dopo non vengano loro qui. 9, tra un po' ne entra un'altra, quindi 8. Ecco qua, Naval Force Limits. Quindi creiamo altre navi. Altre 7. C'avevamo proprio il template da 7, o sbaglio? Yes. Quindi qua ne abbiamo create altre 2 prima.
A posto. Ah, giusto, adesso abbiamo il colonnello Casusbelli perché abbiamo finito tutte le idee. Quindi questi sarebbero adesso tutti attaccabili e ci potremmo pigliare i loro territori. Vabbè, lo faremo dopo. Quando diventeremo più forti. Ora l'importante è bloccare l'Inghilterra da venire a prendersi le colonie sul mare delle 13 colonie. Un'altra Unami finalmente sta per finire. 950. Un altro messaggero a chi? Con le nape. Vabbè, vediamo un po' che succede con le nape. Buono, buono. Altri punti così. Chesapeake Bay, andate. C'era pure la Francia, quella della Francia, sì. Non vengono strane idee alla Francia. Quindi Unami è quasi andata. A posto. Andiamo alla prossima missione. Colonize Wampanoag. Eccolo, questa volevo io. Wampanoag, dov'è che stai? Eccola qua. Sì, mi piace. E Unami è finita, quindi andiamo a Wampanoag. Ok, quindi questo ci darà un bel boost. Vai, forza ragazzi. Tasse. C'è ancora Make Core. Make Unami Core, sì. Possiamo costruire altre tre navi. Le costruiamo subito. Wichita is announcing Rocky as their new rival. Veramente fai? Sei alleata con Caddo. Com'è che sono livello 5 questi? Wow. Come hanno fatto? Livello 5 è proprio tanto. Sì, 4, 3. Hanno 3 uomini, 6 uomini. Quindi se ci attaccano dovremo salire di livello almeno una volta. Con livello 3. Vabbè, sti cavoli, non è che ci interessa più di tanto. Qui città, ma no, state pure quieto. Eravamo alleati. Vabbè. Le nappe. Livello 2. Non so come hanno fatto arrivare a livello 5, tutti stanno a livello 2 e 3. Vediamo Uron, sta 3. 4, abbiamo 4 qui in Fox. Eccole qua le navi. Forza ragazzi. Chesapeake. Raritan entra. Bene. Remove Wichita from the map, no. Non voglio mettere a combattere truppe livello 5. Saremo anche molti di più, ma è un macello. Quindi vediamo se ci dà crea un core qui. Tanto questa prima o poi diventerà una città. Andiamo a fare il core. A questo punto io continuerei qui vicino. Aia. Addirittura 3.000 uomini ci stanno lì. È forse il caso di andare a dare una mano.
belli incazzosi. Allora, questo ormai è una nostra provincia, quindi ci possiamo togliere. Ok, rafforziamo un po' queste. Questa sì, diventerà una città, ma nel 1815. L'Inghilterra sta lì. Colonie. Arrivare qua. Allora, vediamo le costruzioni. Tax Inca 1, 2 e Local Tax Modifier 1. Goods Produced. E basta così. Andiamo avanti. Ok, la prossima che entra come colonia finita, mi sa che possiamo anche finire quest'altro episodio. Soldi o stabilità? Stabilità, i soldi ce li abbiamo. Bene. Devo dire che nella campagna di prova che avevo fatto vederla, invece stavo sempre a stabilità meno 2, invece sono un po' fortunato da questo punto di vista. Quindi siamo stati buttati fuori dalla federazione. Tra un po' mi sa che ci attaccheranno loro a noi. Cioè, stanno dall'altra parte della mamma. Loro stanno qui, sono in federazione con i Caddo, no? Esatto, quindi ci hanno tirato fuori dalla federazione dei Caddo. I Caddo stanno... su questi? Questi. Quindi ci sono 7 e non so quanti, però sono tutti e due livello 5. Non so come hanno fatto, sinceramente è strana sta cosa. Cioè, nemmeno volendo, io volendo posso salire a livello 3 e tra un po' a livello 4. Quindi non so come abbiano fatto... no, forse posso salire a livello 4, ma al 5 non ci arrivo, cioè non lo capisco. Sarà stato qualche evento, qualcosa. Vabbè, che le monoprovincie effettivamente riescono ad andare più veloce con i punti per una serie di trucchetti che si possono usare, spostarsi di recente, certi tipi di eventi. Però, insomma, ce l'hanno data di pista. Ok, quindi un'altra è finita. Finita proprio Manhattan, se non erro. Andiamo a fare il core. A questo punto però ci spostiamo qui a Guinnipack. E io direi che quindi anche per questo episodio è tutto. Grazie ragazzi come sempre dell'attenzione. Ci vediamo al prossimo. Ci ha sbloccato cosa? I carri armati. Sì, perché no? Siamo nell'era moderna, ragazzi, siamo al 900, abbiamo i carri armati. Mi sembra giusto. Rimangono cavalli nella grafica, però vuol dire che avranno molta più potenza. Bisogna stare attenti perché se non si fa sti cambi si rischia veramente di trovarsi con due eserciti più piccoli che però vi daranno grossi problemi perché loro hanno truppe moderne, diciamo così.